Allora, cari amici, buonasera e benvenuti al nostro nuovo incontro. L'inverno si va approssimando, questo significa, anzi diciamo che va entrando sempre di più, aumenta il freddo, aumentano le piogge, questo significa due cose. Le volpi, che prima avevano un pelo molto spelacchiato e brutto, cominciano ad avere un pelo molto bello e denso. E quindi a chi piace cacciare le volpi per la pelliccia, sicuramente possono approfittare di questa situazione. Per quanto riguarda invece gli anatidi, chiaramente incominciano ad entrare nei nostri laghetti e si vedono sempre più frequentemente. Per questo motivo vi vorrei proporre una cartuccia che secondo me è molto adatta sia alla valle battuta della volpe, quindi per la volpe in se stessa, perché utilizzeremo più molto grosso il 3-0, che anche per le anatre di grossa taglia che a volte nei tiri lunghi hanno bisogno di piombo grosso perché hanno una bella dose di piume e di grasso da dover oltrepassare. Ed ecco che vi propongo questa cartuccia che praticamente verrà caricata con la polvere M92S che già conosciamo, ottima polvere da Baschiri e Pellagri. Vediamo un pochettino la composizione della cartuccia. Intanto vi ricordo sempre la mia email, impariamo a caricare chiocciolibero.it per qualunque domanda. Polvere M92S, adatta per volpi e grossi anatidi. Ed ecco qua un po' la composizione. Abbiamo 1270 T5, un bel bossolo corazzato. Innesco 616. Dosaggio che ho scelto è di 2,15 di M92S. Per 40 grammi di pallettoni. A questo, per migliorare un pochettino la densità di rosato, aggiungiamo 1,5 grammi di Plastic Buffer. Il tutto utilizzando anche una borra LB6, la balistica, che andremo a tagliare in 4 petali. E ovviamente inseriremo un sugherino di 3 mm del calibro 20, che sarebbe praticamente lo spessore che ci occorre. E il tutto chiuderemo alla fine con uno stellare 58 mm, una cartuccia molto bella, molto potente e adatta a questo tipo di grossa selvaggina. Ok, vediamo al solito noi come si procede. Allora, per prima cosa, la borretta che abbiamo qua, dobbiamo inserire il sugherino di 3 mm, lo portiamo al solito in profondità. Una volta arrivato in fondo, dobbiamo arrivarci così. Una volta arrivato in fondo, dicevo, possiamo praticare il solito taglio delle alette aiutandoci con i segnali già presenti nella borra. Cerchiamo di farlo il più preciso possibile. Dobbiamo tagliare questa borra perfettamente in due metà. Ok, taglio effettuato. Ok, bene, a questo punto possiamo andare a pesare la polvere. No, mi è caduto un pochino, vediamo di raccoglierla senza fare troppo spreco. Purtroppo la polvere, voi sapete, costa, questo in particolare, e quindi dobbiamo cercare di non sprecarla, recuperare il recuperabile. Vabbè, esagerare, se no. Senza esagerare, ci sono poi sempre un tirchio, ma insomma, dobbiamo sempre recuperare un po'. Ok, ragazzi, torniamo a noi. Allora, abbiamo detto per cominciare che la dose che andremo a pesare sarà di 2 grammi e 15 di M92S. No. 2. Attenzione alle dosi, ragazzi, non sbagliate. Qua non sono ammessi errori, dobbiamo essere assolutamente precisi. Ok. Io uso sempre un bossolo trasparente, in questo caso della Fiocchi, che sono ottimi di qualità, ma anche per il piacere di farvi vedere un pochettino come viene da dentro la cartuccia, per dare una trasparenza, una visione totale della cartuccia. Ok, siamo a 2,15. Possiamo mettere di lato la polvere. Al solito versiamo aiutandoci con il nostro imbutino e ci accertiamo che tutta la polvere scenda sotto. Ok, inseriamo quindi
la nostra borra precedentemente preparata, come avete visto, e la portiamo a contatto con la polvere. Benissimo, possiamo procedere alla pesata del piombo. Ricordo 40 grammi, quindi al solito leviamo questi pesetti che non ci servono più. Mettiamo sempre a posto i pesetti, perché a perdersi non si ci sta niente ed è un peccato. Cercate per quanto è possibile, anche se è un gioco di pazienza, di prenderli opportunamente con la pinzetta, ragazzi. Ok. E pesiamo i nostri 40 grammi, 20, 10 e 10. Piombo 3-0, vi dicevo, bei pallettoni, però anche se possono sembrare esagerati, per la volpe sono l'ideale. Tra l'altro, questa è un'attenzione quando sparate, perché questi qua hanno una portata anche di 70-80 metri. Fino a 100 metri possono fare male. Attenzione, mi raccomando, quando vi spara mitraglia a pallettoni non si spara mai se non si ha la visuale più che libera, possibilmente verso l'alto quando si tratta di anatre, mai all'altezza d'uomo. E quando sparate una volpe siate sicuri che non ci siano persone in traiettoria o cani. Guardate, questi aprono. E quando aprono, tutto quello che c'è nel campo di 2 metri, 3 metri alla volpe può essere colpito. Quindi se ci sono cani che inseguono la volpe a breve distanza, non sparate assolutamente. Se ci sono persone, meno che mai. Ok, attenzione, perché queste sono cartucce pericolosissime. Non sono palline, sono pallettoni. 3-0. Bene, li ho versati. A questo punto dobbiamo aggiungere il buffer. Come vi dicevo, un grammo e mezzo di buffer va benissimo, perché dobbiamo coprire tutto quello spazio che non si riusciva a coprire normalmente. Quindi un grammo. Dobbiamo coprire tutti gli spazi che ci sono tra un pallettone e l'altro. Questo, come vi ho sempre detto, ha uno scopo soltanto. Intanto aumentare due scopi. Intanto aumentare l'intasamento. Questo è importante per fare accendere bene la polvere. Dopodiché, ancora più importante, tenere compatte i pallettoni nella rosata, avere una rosata con una densità migliore. Questo significa colpire meglio più lontano. E soprattutto colpire con più pallettoni in uno spazio più ridotto, quindi abbiamo delle rosate migliori. Quindi questo è un piccolo accorgimento inventato dagli americani, che adotto con molto piacere, perché si è visto sul campo nelle varie prove che dà buoni risultati. Ok, buffer pesato. Ora andiamo piano piano aggiungendolo e amalgamandolo. Io utilizzo questa parte del cucchiaino, però dico, voi potete tranquillamente utilizzare qualunque tipo di accorgimento, un chiodino, qualcosa che si presti bene allo scopo. Dovete cercare di far arrivare in maniera omogenea la polverina un po' ovunque. Ecco, vedete, un pochettino, adesso ci aggiungiamo l'altra. Se la riesco a mettere tutta, ok, si tocca così, si agita e vado ancora a agitare in profondità per farla scendere. L'importante è che scenda bene, scenda tutta. È fondamentale, anzi, non solo importante. Dobbiamo ridurre al minimo gli spazi tra un pallettone e l'altro. Scendete. Intanto cade qualche pallettone, lo rimettiamo a posto. Ok, stiamo riuscendo ad avere una miscela abbastanza ben omogenea e amalgamata. Ok,
Ok, compriamo un pochettino il tutto per renderlo ancora più omogeneo e compatto. Deve essere compatto e partirà anche compatto, guardate. Ok, guardate un po' qui. Guardate un po' la cartuccia, come i pallettoni si vedono un po' ovunque. Sono presenti a tutte le profondità allo stesso modo. Ok? Bene. Bene ragazzi, la cartuccia è praticamente pronta. Siamo pronti per l'orlatura. Passiamo alla fase di orlatura. Ok, per l'orlatura utilizzerò la mia solita macchinetta che ormai già conoscete. Passiamo alla crimpatura. Facciamo un orlo bello intenso, orlatura finale, devo orlare a 58. Allora, mi pare che ancora non ci siamo, vediamo a quanto siamo arrivati, 59,59, ancora siamo un pochettino alti, dobbiamo scendere un pochino. Facciamo un giro e ripartiamo con l'orlatore. Purtroppo quando è la prima cartuccia ci vuole tempo per regolarla. Ancora alti siamo. Altro giro. Poi dalla seconda in poi la regolazione è fatta e tutto diventa più semplice. 58 e 38, diciamo che siamo quasi arrivati. Potrebbe anche andare bene così per una maggiore mignoleria. Scendiamo poco poco poco. Un 48 e 10. Come vedete, praticamente siamo praticamente a 58. Vedete? 58,02. Siamo là, 58. Ok, non è il caso di andare oltre. La cartuccia, come potete vedere, è stata orlata bene. C'è un bell'orlo bello profondo. È pronta per essere sparata. E anche per oggi è tutto. Ottima cartuccia, ragazzi, per anatre e volpi. Una bella seconda canna per anatre quando sono belle grosse e lontane. Una buona prima seconda canna che sia per le volpi. Quando le vedete partire fino a 60-70 metri, le potete buttare giù con queste. Ok, ricapitoliamo da capo. Rivediamo tutta la dose. Al solito impariamo a caricare chiocciolibero.it, ve lo ripeto sempre quando mi volete contattare. M92S la polvere, cartuccia dedicata a volpi e grossi anatidi. Polvere, dunque, calibro 12, 70 mm di bossolo T5, innesco DFS 616 fiocchi, dose di polvere 2,15 per 40 di pallettoni, più 1,5 g di plastic buffer. Polvere, scusate, borra LB6, a cui abbiamo inserito un sugherino di 3 mm calibro 20, e tagliato ovviamente in quattro petali e piombo del 3,0. Per finire abbiamo chiuso con stellare a 58 mm. Anche per oggi è tutto. Per chi vuole andare ad anatre a volpi, ha qualche cosa che può preparare e che lo può fare divertire. Un saluto ai ragazzi, ciao!